Siamo al complesso di Santa Sofia in occasione della terza edizione del workshop Digital Med. Con noi ci sono Daniela e Anelina. Dunque, Daniela, si sta per concludere il primo modulo del workshop dedicato al mapping. Ieri avete fatto il sopralluogo tra la zona che va tra Marina d'Arechi e Piazza della Vuoi un po' dirci qual è la zona che voi avete scelto e perché avete scelto quella zona? Sì, allora l'area che abbiamo scelto è l'area 1, che sarebbe il lungomare Marconi, corrispondenza del lungomare Marconi, quindi subito dopo Piazza della Concordia, e l'abbiamo scelta principalmente per il contatto che quest'area può avere con la città, quindi per tutto quello che può prendere dalla città e allo stesso tempo il contatto poi che ha con le aree successive e quindi con tutte le altre aree da riprogettare. Quindi un po' forse secondo noi l'anello dell'intero progetto, ecco, anche perché a quanto pare i progetti saranno correlati tra loro, cioè avranno una loro continuità, quindi potrebbe essere proprio il primo anello di questa spina dorsale che si va a diffondere fino a Marina d'Arechi. Anelina, dici un po' a conclusione del primo modulo del workshop, perché appunto il Digital Med si compone di tre moduli. A conclusione di questo primo modulo, quali sono le vostre impressioni su questa fase teorica? Perché adesso tra poco inizierete la fase pratica. Sì, in effetti questo primo modulo è di mapping, quindi in pratica si tratta di un approccio completamente nuovo per noi, relativamente alla progettazione parametrica e alla collaborazione del progetto che viene nella terza fase, perché è un approccio che non ha nulla a che vedere con quanto poi alla fine ci è stato insegnato all'università o con quello che ci troviamo ad affrontare nella progettazione nella professione di tutti i giorni. Quindi abbiamo dovuto un attimo accantonare e partire con una tabula rasa per capire un attimo quali sono queste nuove metodologie che poi in realtà si affrontano già nelle nuove università e negli studi più all'avanguardia. Bene, allora ringraziamo Daniela e Annellina e ci vedremo tra 2 settimane per vedere il loro progetto, quindi il prodotto finale di questo periodo di studio, di specializzazione, diciamo.